miei amici modellisti, buongiorno. La puntata di oggi riguardante le schede storiche si potrebbe intitolare Il vecchio e il nuovo. Avete visto il vecchio, ossia una locomotiva a vapore con una serie di carrozzette a due assi che dalla stazione di Bolzano attraverso la stazione di Borghetto arrivava a Trento. Adesso state vedendo quello nuovo, ossia un'automotrice Lindt 27 Vectus delle Deutsche Bundesbahn. La Coradia Lindt è una famiglia di automotrici per servizio regionale costruiti da Alstom Transport per diverse società ferroviarie europee, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, eccetera. Si tratta di un rotabile di concezione completamente modulare dotato di uno o più motori diesel, costruito su specifica del committente in composizione singola, solo denominata automotrice, oppure composizione multipla fino a 3 unità, definita autotreno. La principale caratteristica di queste automotrici è la loro elevata capacità di accelerazione che li rende molto adatti a un aumento delle prestazioni di linee secondarie caratterizzate da molte curve e frequenti fermate e partenze. Il ritardo viene infatti compensato dalla capacità di raggiungere in breve tempo la massima velocità consentita. Vengono su richieste anche attrezzati di distributore automatico di biglietti a bordo. Tutte le versioni dispongono di un'area multifunzionale collocata vicino a una delle porte di accesso, dotata di sedili ribaltabili, postazione per sedie a rotelle o passeggini e sostegni per il trasporto di biciclette. Il Coradia Lindt 27 adotta il pianale ribassato, che nella versione base è posto a 58 cm dal piano della rotaia. È possibile l'esercizio in comando multiplo fino a un massimo di 3 unità. Il Lindt 27, ossia questa, è la versione base della gamma, dotata di un solo motore alloggiato nel sottocassa di una delle estremità dell'automotrice, nonché l'unica avente trasmissione di tipo idraulico anziché meccanico. Questi mezzi, ordinati dalle Deutsche Bundesbahn nel 2000, sono da allora in circolazione a tutt'oggi su varie linee secondarie. Nel 2004 entrarono in servizio i primi esemplari per una compagnia privata, la Vectus. Questa automotrice ha il nome della compagnia Vectus con i colori societari. E la Vectus opera nei Länder dell'Assia e della Renania-Palatinato. Come dicevamo, vengono impiegati in singola composizione sulle linee a traffico meno intenso oppure accoppiati fino a 3 esemplari. Alcuni esemplari hanno un allestimento interno modificato, con la rimozione di buona parte dei sedili nella parte ribassata per consentire il trasporto delle biciclette. Sotto il pavimento della parte rialzata, nella zona tra carrello e porte, ecco questa zona, è alloggiato il motore diesel. Molto diffusa in Germania sia presso la Deutsche Bundesbahn che nei parchi di varie compagnie ferroviarie regionali. Allora, l'anno di progettazione è 1999, gli anni di costruzione dal 2000 ad oggi. Le
Le unità costruite per la Deutsche Bundesbahn sono 47. In totale la Alstom ne ha costruite 350. Gli anni di esercizio dal 2000 ad oggi. Il costruttore è l'Alstom, abbiamo detto. Ecco, questo che possiamo vedere è il vano principale passeggeri con i bei finestroni grandi. Il rodigio è, secondo la denominazione tedesca, B2. Ha una lunghezza di 27 metri, una velocità massima che varia a seconda del rapporto e va da 120 a 140 km all'ora. Questo esemplare ha un solo motore, quindi ha una potenza di 315 kW. Nel caso degli esemplari con due motori, la potenza si raddoppia. Ecco qua. Quindi diventa 630 kW. Naturalmente la versione da 315 kW può viaggiare da sola. Anzi, deve viaggiare da sola, mentre la versione con due motori può essere accoppiata ad altre unità similari oppure anche dentro in composizione con quella con un solo motore. Il peso di servizio è di 47 tonnellate e i posti sono 52. Di seconda classe e 8 di prima classe. In campo modellistico, solo una casa, da quello che abbiamo desunto noi come notizie, solo una casa l'ha costruita e è la Lilliput. L'ha costruita in due versioni, una analogica. Con decoder digitale dentro, cioè può viaggiare sia in modo analogico sia in modo digitale, e una digitale sound. Questa è la versione digitale normale e ha un'estesa gamma di luci interne e molto silenziosa. Partenze dolci, frenate altrettanto dolci, marcia regolare, non si impunta anche per il fatto del passo molto lungo. E vediamo un po' i vari tasti di funzione per quello che può averne una digitale normale. Allora, col tasto F0 si accendono le luci. Tre luci, due inferiori e una superiore, con inversione di marcia. Inquadriamo un po' meglio per vedere i fanali rossi. Ecco, fanali rossi, e in più sopra c'è. Tra i due fanali c'è la scritta della compagnia e sopra illuminata c'è l'indicazione della prossima stazione. Poi col tasto 1 si accende il vano passeggeri. Col tasto 2 si accendono le luci indicatrici delle direzioni, col tasto 3 si accende la cabina, come avete potuto vedere. E poi basta, chiaramente, perché non abbiamo altri e ci sembra anche una buona dotazione di suoni. Va bene, allora noi qui, siccome i macchinisti se ne sono andati a pranzo, lasciamo l'automotrice e vi salutiamo.
prossimamente ci sarà un video con la percorrenza da Borghetto a Bolzano con questa automotrice. Vi invitiamo a vedere la prossima scheda. Nel frattempo vi diciamo anche che se volete iscriverci ci fate piacere. Bene, allora per questa scheda è tutto, arrivederci alla prossima.